Si inaugura domenica 10 maggio alle ore 17 l'Ecomuseo del Mare e della Pesca a Martinsicuro, zona Porto. Ai nostri microfoni gli assessori Giorgetti e Corsi. L'amministrazione comunale di Martinsicuro ha deciso di riqualificare questo spazio, il Dogup Pesca, costituito da molti box che non vengono utilizzati, non tutti sono stati utilizzati dai pescatori, e ha pensato bene, su input dell'associazione Martin Pescatori, di destinarlo a Museo del Mare della Piccola Pesca. In realtà è un progetto che già va avanti da diversi anni. D'estate questa struttura veniva aperta al pubblico, soprattutto ai turisti, per mostrare a turisti e locali quelle che erano le attività, che sono tuttora le attività marinaresche legate strettamente al tessuto sociale e connettivo di Martinsicuro e alla storia di Martinsicuro, che è una città i cui primi abitanti naturalmente si rifacevano o all'agricoltura o alla pesca, essendo questo il loro mezzo di sostentamento. Quindi con questa struttura desideriamo portare alla cittadinanza e ai turisti che vengono a trovarci nei mesi estivi a farli riscoprire quelli che erano gli antichi modi di vivere il mare, e anche con le attuali attrezzature che vengono utilizzate. Per cui ci sarà l'associazione Martin Pescatori, che si preoccuperà di tenere aperta la struttura nei mesi estivi con degli orari che poi saranno affissi e resi noti al pubblico. Sarà aperto anche alle scolaresche, che avranno la possibilità di fare dei laboratori nei quali proprio costruire i bambini stessi delle reti, a modo di esempio, su come venivano fatte una volta e come vengono fatte ora. Martinsicuro punta molto sulla riscoperta di queste tradizioni e di tutto ciò che è legato al mare, il mare che è sempre stato molto generoso con i martinsicuresi, anche se spesso è stato teatro di tragedie familiari notevoli. E noi ci teniamo a far sì che questo aspetto venga sottolineato e che quindi tutti possano fruire della conoscenza di questa storia. E io sono molto contento di aver potuto dare una mano a livello organizzativo a chi ha avuto l'idea, e ringrazio personalmente la signora Ferreri, tutti i marinai, tutta l'associazione, in particolar modo la signora Adriana Pallei, che non è altro che una turista che si è innamorata di questo posto e si è messa a disposizione gratuitamente per portare a termine un discorso non solo culturale ma anche turistico, raccogliendo circa 500-600 firme di turisti per far sì che questa cosa si potesse realizzare.